ora subito le immagini dei lavoratori dell'Electrolux di nuovo in piazza, anzi addirittura per strada da Conegliano a Santa Lucia in marcia ad attenderli il sindaco di Conegliano, il loro grido di disperazione per salvare il salvabile. Sentiamoli. Centro bloccato e traffico in tilt già dalle 7.30 di stamattina, quando i lavoratori dell'Electrolux sono ritornati ad occupare la Pontebbana. La loro marcia li ha portati in piazza Cima Conegliano, dove hanno incontrato il sindaco Floriano Zambon. Basta parole, vogliamo i fatti, gridano. Ci troviamo in queste difficoltà con una multinazionale che sta prendendo delle decisioni proprio dettate dalle leggi che abbiamo noi qua in Italia. I sindaci di Conegliano, Santa Lucia e Susegana hanno indetto un consiglio congiunto per l'11 novembre, dove sarà presente anche il ministro Flavio Zannonato. Noi chiediamo che la politica tuteli il nostro posto di lavoro, che faccia tutto quello che possono fare, che è a loro disposizione, per coinvolgere i parlamentari, le giunte comunali fino anche al governo. E proprio a Roma è indirizzato tutto il loro sfogo. Sono solo un primo passo verso altri orizzonti, che sono quelli proprio della politica che abbiamo a Roma. Sono loro che devono venire qua, sono quelli che si devono alzare dalle proprie poltrone. La fuga delle aziende all'estero non deve lasciare indifferente lo Stato. E credo che in questo caso non sia proprio un problema di divertenza, ma è un problema prevalentemente di risposta di politica industriale. La marcia è proseguita nel pomeriggio fino a Santa Lucia di Piave. Gli operai hanno dichiarato che impediranno che nello stabilimento di Susegana partano pezzi diretti in Ungheria, anche a costo di occupare con tutte le loro forze la stazione ferroviaria. Abbiamo sentito la voce dei sindacati, ora la voce dei tanti lavoratori italiani ma anche molti stranieri oggi in piazza. Sentiamoli. Un coro unanime, la perdita del posto di lavoro distruggerà il futuro di tante famiglie che si ritroveranno a lottare per sopravvivere. È futuro nero per tutte, non solo per le famiglie straniere, prima per gli italiani. Perché a noi ci hanno usato, ci hanno sfruttato. È una vita che se ne frega il governo, che ci ha abbandonati a noi stessi. In queste condizioni non puoi pianificarti nulla, insomma. La vita è un pochino dimezzata. Tra un po' ce l'azzerano. 200 gli operai in marcia. I lavoratori dell'Electrolux si sentono traditi dopo aver dato tutto al loro posto di lavoro, soprattutto moglie e mariti, impiegati entrambi nello stesso stabilimento. Ci sono i coniugi che lavorano qui dentro e il marito o la moglie lavorano per fabbriche dell'indotto oppure per la mensa, quindi comunque il problema è molto ampio. Questa multinazionale che non può sfruttare i lavoratori e poi calcolarci con altri lavoratori che costano meno e lasciarci qua poveri. Non solo italiani ma anche molti stranieri. E tanti di questi hanno anche fatto il ricongiungimento con le famiglie, si sono integrati sia nel territorio che nelle fabbriche e adesso si vedono comunque portare via il loro futuro. Un gioco spietato con la dignità della gente. Solo con la dignità, perché purtroppo le famiglie non arrivano più neanche la seconda settimana. La protesta è solo all'inizio, si vuole arrivare a Roma. Oggi abbiamo bloccato Conegliano e siamo disposti anche ad andare a Roma a chiedere al governo che cosa farà.